Padre Adriano è stato per me il frate della provvidenza. La sua presenza è stata per me un dono del Signore. Lui era un confidente con il quale si poteva parlare di tutto, ma molto autorevole. Sempre lui ci spronava, a noi ragazze, ad avere massimo rispetto del nostro corpo e del nostro ruolo femminile. Lui aveva veramente una venerazione per la figura femminile. Lo chiamavamo simpaticamente il profeta perché gli bastava osservare e dialogare brevemente con qualcuno per inquadrarlo e addirittura anticipare le sue mosse. Un frate missionario che amava gli ultimi e i poveri. Il bagagliaio della sua auto era sempre pieno di ogni bene per le famiglie in difficoltà. Intento nella cucina, intento a raccogliere le ciliegie e le noci nel giardino del convento per poi metterle sotto spirito o preparare degli ottimi nocini. Un vero e proprio factotum. Era uno di noi che sentivamo con noi una immensa esperienza di vita vera, che lo rendeva attrattivo per noi giovani, che trasmetteva già con la sua presenza. È stato un frate umile, un frate carismatico, un frate che si è speso sempre per gli altri, che si è donato, una vera guida spirituale. Padre Adriano sapeva fare mille cose, sapeva cantare, lui stesso era un tenore, era un musicista, ci ha insegnato a concertare per fare in modo che le voci nel coro fossero in armonia ed era molto attento ai volumi. Non era un problema per lui preparare pranzi o cene per 50-60 ragazzi ed era sempre una festa, una gioia piena assisterlo nella preparazione. Al centro di tutto però la preghiera a Gesù e Maria. C'era sempre un motivo per pregare. Diceva di pregare sempre e ci insegnava a farlo. Anche quando lo aiutavamo in cucina, ad esempio a sgranare i legumi dal proprio baccello, e ci diceva: mi raccomando, un Ave, un Gloria, un eterno riposo per ogni baccello svuotato. Andai con lui al meeting a San Giovanni Rotondo, dove conobbi Madre Teresa di Calcutta e moltissimi anni dopo mi ritrovai a Calcutta sulla sua tomba, la mia preghiera andò proprio a lui. Non dimenticherò mai tutti i suoi insegnamenti e soprattutto l'importanza che lui dava al sacramento del matrimonio. Una persona concreta, netta, diretta, un po' come le sue sculture. Intento a modellare il legno con le sue sgorbie per poi produrre le porte che ancora oggi si trovano nella chiesa del convento di Sara Caprioli. Ho fatto tantissime opere. Un gioiellino l'ha regalato a tutte le fraternità che sono convenute il giorno della superfesta degli Araldini, i nostri piccoli francescani. Era il 1995 e ogni fraternità ha ricevuto in dono questo bellissimo ricordo che Padre Adriano ha fatto con le sue mani. Quando andava a distribuire la Sacra Eucaristia agli ammalati e agli anziani, io ero con lui e lo aiutavo, essendo in quel periodo minestrante, e mi è rimasto scolpito nella mente, nel cuore, questa sua devozione, questo suo amore, nel suo sacro ufficio. Chi ha conosciuto Padre Adriano saprà di certo che lui custodiva nella tasca del suo saio un guanto che era appartenuto a Padre Pio. E poche volte gli ho visto tirare fuori questo guanto. Lo faceva quando c'erano delle necessità, delle vere necessità. E mi ricordo una di queste volte prese questo guanto, lo mise tra le mie mani e pregammo insieme. E alla fine mi disse di affidarmi sempre e comunque alla volontà del Signore. Ecco, Padre Adriano è stato un vero punto di riferimento. Ciclicamente lo accompagnavamo ad Agnone da Padre Celestino, dove presso un'associazione che si occupava di ragazzi bisognosi provenienti dall'Africa, scaricavamo di tutto, dall'olio d'oliva che lui raccoglieva in enormi quantità da benefattori serrani e non, a pasta, verdura, frutta, biscotti e un giorno addirittura una lavatrice. E la gioia di quei ragazzi era davvero disarmante, commovente.
La stessa generosità però gli tornava indietro. La provvidenza divina, diceva sempre. Difatti in convento non mancava mai nulla, dal cibo ai soldi. Un frate che anche con le sue debolezze ci ha avvicinato a Dio.